La mia domanda di oggi è: si può non parlare di Sanremo? La risposta in realtà è no, perché almeno che uno non viva in un bosco su Marte, tutto in questo periodo non fa che parlare di Sanremo. Ma non solo, sono mesi che ormai si preparano e ci preparano al più grande evento mediatico e musicale in Italia. E perché è così importante? In realtà non per la musica. Sappiamo, guardiamo un po' di dati, gli italiani non ascoltano granché la musica. Oltre il 60% non acquista neanche un album in tutto l'anno. Di conseguenza la musica è qualcosa che interessa relativamente a pochi, o comunque non giustificherebbe un evento di così importanza che tiene tutti incollati allo schermo. È evidente che non è la musica il fattore principale, ma è semmai appunto l'evento, come sarà vestita la soubrette, come sarà l'ingresso, fiori, l'allestimento, gli ospiti. Sì, ok, poi ci sono anche cantanti in gara, e appunto perché è una gara, non è un festival. Qual è il punto? Tutto ruota intorno a Sanremo e cercheremo in questa settimana anche di capire cosa c'è di interessante per noi. Non ha molto senso il ragionamento anticonformista di chi dice di odiare Sanremo e poi puntualmente commenta tutte le canzoni. Facebook è invaso dai commenti di ogni tipo da parte di chi non ascolta mai la musica o non va mai ad un concerto. Twitter, l'hashtag Sanremo esplode letteralmente e tutti commentano tutto. E poi succede anche che qualche commento diventa virale e ne parlano i giornali il giorno dopo e per tutta la settimana. Vincenzo Mollica ci riserva le sue solite interviste in cui sono tutti bravi, tutti belli e le canzoni sono tutte bellissime. Però noi le guardiamo lo stesso perché in qualche modo vogliamo sapere, vogliamo sempre sapere quello che succede e anche i commenti. È normale, fa parte del gioco, non ci possiamo lamentare di questo, anzi cerchiamo di capirne di più e di capirne cosa ci è utile, in che modo Sanremo rappresenta il popolo italiano e ci racconta, ci dà il polso della situazione. Cerchiamo di capire, approfondiamo alcuni aspetti nel corso dei prossimi video, tutti dedicati a Sanremo. Segui i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook, un bel like e ci vediamo per questa Sanremo Week.